La terza lettera dell'Apostolo Giovanni è indirizzata alla chiesa di Pergamo, una cittadina a circa 35 chilometri da Smirne. Vi si fabbricava la pergamena, da cui traeva il nome. Superba e maestosa, la città sorgeva su di un'altura ed era famosa per i 200.000 rotoli che arricchivano la biblioteca cittadina. La città aveva anche fama di essere un centro religioso importante tra le grandi città dell'Asia. I templi dedicati a Esculapio, dio della guarigione, attiravano ogni anno migliaia di pellegrini. Pergamo riflette la situazione della terza chiesa nella storia. Per la chiesa che è nella città di Pergamo, scrivi questo. Così dice il Signore, che ha una spada affilata a due tagli. Io so che abitate dove Satana ha il suo trono, ma voi mi siete rimasti fedeli e non avete rinnegato la fede in me, neppure quando il mio fedele testimone Antipa è stato ucciso nella vostra città, dove Satana ha la sua dimora. Ho però un rimprovero da farvi. Ci sono fra voi dei seguaci della dottrina di Balaam. Egli insegnò a Balak il modo di far cadere in peccato gli antichi israeliti, inducendoli a mangiare carne utilizzata nei sacrifici agli idoli e a tradire il loro Dio. Ci sono anche tra voi alcuni che seguono tenacemente l'insegnamento dei Nicolaiti. Cambiate vita, altrimenti fra poco verrò a combattere contro queste persone con la mia parola che taglia come una spada. Chi è in grado di udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ai vincitori io darò da mangiare la manna nascosta e darò loro anche una pietruzza bianca, dove sarà scritto un nome nuovo che nessuno conosce, salvo chi lo riceve. Al contrario di Efeso e di Smirne, la chiesa di Pergamo si caratterizza per il successo e la gloria. I cristiani non sono più oggetto di disprezzo, l'era dei martiri sembra tramontata. Questo è il tempo della prosperità, del consenso imperiale, nel periodo che si estende tra il IV e il V secolo. Ma questo successo ha un costo. La lettera denuncia una pratica che ricorda le azioni di Balaam, profeta pagano a servizio del re Moabita che aveva spinto Israele al sincretismo religioso. Nei suoi piani, Balaam spinse il popolo di Dio al compromesso, inducendolo ad adorare il dio pagano Baal di Peor. Ancor più che la persecuzione e la morte, l'introduzione di elementi estranei nel culto del vero Dio riuscì quasi a distruggere il popolo eletto. A causa di questa infedeltà, in un solo giorno morirono oltre 24.000 persone. Il compromesso con l'errore si rivelò più letale della completa iniquità. La situazione della chiesa di Pergamo, dunque, denuncia una pericolosa infiltrazione di elementi del culto pagano in quello cristiano. Per la prima volta, il paganesimo e il cristianesimo si mescolano in un sincretismo religioso. La prima chiesa ricevette la lode del Signore perché condannò i Nicolaiti, disapprovando la loro condotta licenziosa. Ora essi si trovano in mezzo a loro e sono tollerati. Anche tu hai alcuni che seguono l'insegnamento dei Nicolaiti. All'azione di Balaam si unisce quella dei Nicolaiti. In questi due nomi traspare lo stesso pericolo per il popolo di Dio. La storia mostra, in effetti, che in questo periodo si verificarono molti compromessi. Per rafforzare le sue basi politiche, la Chiesa divenne morbida e permeabile. Fece alleanza con il potere politico, ottenendo privilegi e rilasciando concessioni. Il riposo della domenica, giorno di adorazione del sole per i romani, prese il posto del sabato, ordinato da Dio e osservato dai primi cristiani. La sostituzione venne promulgata non dai responsabili della Chiesa, ma dall'imperatore Costantino, che nel concilio di Laodicea, il 7 marzo del 321, decretò
che i cristiani non si comportino come gli ebrei osservando il giorno del sabato, che tutti i giovani, le popolazioni delle città e tutte le categorie di lavoratori cessino le loro attività nel giorno venerabile del sole. Eusebio di Cesarea, nel suo commentario sul Salmo 92, canto per il sabato, affermò: tutte le cose che bisognava fare in giorno di sabato le abbiamo trasferite nel giorno del Signore, il che è più appropriato, visto che esso ha la priorità e il primo posto, e che è più onorevole del sabato dei giudei. Ma la tendenza al compromesso, tipica di questa epoca, è disapprovata da Dio. La spada a due tagli che esce dalla bocca del figlio dell'uomo è simbolo della parola di Dio che giudica e che separa la verità dall'errore. La promessa della manna nascosta e della pietruzza bianca, fatta ai vincitori, è un segno di speranza per coloro che non scendono a compromesso, ma che fanno della parola di Dio il solo metro per definire la verità e l'errore. A questo rimanente fedele è fatta la promessa di un nome nuovo. Se il credente di Pergamo è solo a conoscere il nome che Dio ha inciso sulla pietruzza, è perché egli intrattiene con Dio una relazione personale basata sulla Sacra Scrittura. Nell'epoca di Pergamo, purtroppo, la Chiesa visibile comincia a perdere la sua vocazione in quanto la parola di Dio non è più la sola regola di fede. In realtà Pergamo sta perdendo la sua identità. Essa sta perdendo il nome di Dio. Le risposte della Bibbia le trovi con un clic sul web vocedellaprofezia.org. Facile, come un clic.